Ragazzi, mi raccomando, seguitemi su Instagram per non perdere tantissimi contenuti esclusivi. Inoltre, in descrizione, nel primo commento, trovate il link di accesso a un gruppo Telegram riservato agli iscritti del mio canale, dove potete parlare di football con tante altre persone e ricevere tantissimi consigli sul Dream Team. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono SimoPlay. Oggi siamo di nuovo insieme per continuare il mio Road to Glory in modalità Dream Team di Football 2022. Questa è una puntata molto molto importante ragazzi, infatti ci sarà l'esordio, la mia prima partita in Divisione 1, dopo che nella scorsa puntata finalmente siamo riusciti ad approdare nella massima divisione di questa modalità. Ma non succederà solo questo ragazzi, infatti sono usciti anche i nuovi pacchetti con le leggende, c'è Cannavaro, Maldini e Cafu. Ne apriremo un po', non tantissimi, non come Ronaldinho perché non ho così urgenza di trovare un giocatore come Cannavaro, però un po' ne apro. Se siamo fortunati magari riusciamo a trovare o Cannavaro o Maldini, ma niente di sicuro. Prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Ragazzi, mi raccomando, questa parte è importantissima. Circa il 50% delle persone che guarda i miei video non è iscritta al canale. L'iscrizione con la campanella attivata è il massimo supporto che potete darmi, quindi se non l'avete ancora fatto, questo è il momento giusto per farlo. Inoltre voglio ricordarvi che questo video è offerto dalla Galactic Service. Loro mi aiutano a realizzare tutti i contenuti che trovate qui sul canale e per questo vi chiedo il massimo supporto. Ok ragazzi, sezione contratti. Io ovviamente gli incantevoli dribblatori non li ho aperti perché non mi interessavano. Ed ecco qui i difensori. C'è Cannavaro, c'è Maldini e c'è Cafu. Voglio fare una premessa, la faccio sempre quando spacchetto. Ragazzi, voi, a meno che non è strettamente necessario e a meno che non avete grandi possibilità, quindi avete le possibilità per spendere soldi in questo gioco, evitate di spendere soldi per i pacchetti e le leggende, in quanto non si trova praticamente mai nulla ed è uno spreco di soldi. Quindi perché io lo faccio? Perché questo è il mio lavoro, perché io recupero abbondantemente i soldi che spendo in un mese tramite i miei contenuti. Ok, iniziamo subito senza indugiare oltre. Primo pacchetto, mi sento caldo, primo pacchetto alla ricerca di un Cannavaro. Cannavaro mi piacerebbe tanto, Maldini un po' meno, però io non ho messo le cuffie perché voglio evitare di farmi, diciamo, influenzare dal fatto che c'è 4 stelle, mi stavo dicendo, già la leggenda 5 stelle. Non ho messo le cuffie per evitare di farmi influenzare dal fatto della musica diversa. Preferisco, altrimenti impazzisco a sentire la musica. E poi è anche più bello perché se uno non sente la musica non si accorge subito che sta arrivando una leggenda. E quando arriva è più gustosa, diciamo. Voi ve ne accorgerete subito perché la musica la sentite, ma io no. E quindi l'esultanza sarà più gioiosa, diciamo. Secondo pack, vediamo un po' che riusciamo a fare. 4 stelle, assolutamente non può essere una leggenda, niente, non ci interessa. Terzo pacchetto, avanti, terzo pacchetto. Vediamo un po'. Fish League. 3 stelle, schifo. Quarto pacchetto alla ricerca di Fabio Cannavaro. Vediamo un po'. E ha 3 stelle, schifo. Altro pacchettino. Quinto pacchetto per la precisione. Vediamo un po'. Liga Spagnola, 3 stelle. Liga Spagnola e Cannavaro, ragazzi. Però dove è? 5 stelle, ovviamente. Sesto pacchetto. Vediamo un po'. Allora, niente. 3 stelle, schifo. Altro pacchettino. Dai, 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 Konami. Dai, che me la merito. 3 stelle, mazza che schifo. Altro pack. Vediamo un po'. E ha 3 stelle. Oh, manco 5 stelle fino adesso. È proprio schifo.
Se il nono pack, ragazzi, dovrebbe essere il nono. Ria. Le stelle, schifo. Poi vediamo un po'. Le stelle, oh. Capitano sti tre stelloni a raffica. Vediamo un po'. Ria. Stelle, schifo. Altro pacchettino. Dai, Fabio. Dai, esci, dai. Oh. Ah. Stelle. Non è leggenda. Non è leggenda, Osimhen. Questo è buono da scartare per fare i punti esperienza. Vediamo, vediamo, vediamo. Dunque, vediamo. Ria. Tre stelle, schifo. Altro pacchetto dovrebbe essere il 14esimo, se non erro. Vediamo. Non siamo per niente fortunati fino adesso, purtroppo. Tre stelle. Almeno una, trovare una leggenda così. A titolo simbolico questo pack. Serie A, 5 stelle, non è leggenda. Barella, pure questo è da scartare. Pacchettino, pacchettino, pacchettino. Serie A, 4 stelle, quindi non può essere leggenda. È riuscito, Mkhitaryan. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Ah, chi sei? Serie A. 3 stelle, schifo. Vediamo un attimo se ci esce qualcuno, anche se è dura. Vediamo chi sei. Serie A. 3 stelle. Dai, 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 non fare storie. Dammelo senza fare storie. Dammi Cannavaro senza fare storie. Ligan, ciao. Vediamo, 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 vediamo. English League, che me ne faccio? English League. Su. Non ho nessuna intenzione di aprirne 100, ragazzi. Nessuna intenzione. Quindi, vedi un po' tu che devi fare, caro gioco. Serie A. 5 stelle. Mannaggia, ma perché non è gialla quell'animazione? Per quale motivo non è gialla? Mi devi dare la leggenda. Se mi esce Serie A 5 stelle, animazione gialla, Maldini, così doveva andare. Altro pack. Vediamo un po'. Liga spagnola. Oh, 4 stelle. Oh, doveva fare Liga Spagnola 5 stelle. Altro pack. Dai, dai su con una leggendina. Anche il pendolino Cafu mi va bene. Mi va bene anche pendolino. Dai. Preste. Vediamo. Vediamo, 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 vediamo. E ha 3 stelle. Altro pack. Vediamo un po', vediamo, 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 vediamo. Serie A. Occhio 5 stelle. Mannaggia, mannaggia, Chiesa, Chiesa, Pure tu ti scarto, ti giuro che ti scarto. Ti scarto, ti cestino. La leggenda me la devi dare. È impossibile che se non apro più di 60-70 pacchetti non mi dia la leggenda. 3 stelle.
che io vedo nel gruppo mio Telegram, tra l'altro trovate il link nel primo commento in descrizione, però nel gruppo mio Telegram, su Instagram, ovunque, gente che prende giocatori con un euro, con 10 euro, con 5 euro, io qua i soldi ci devo mettere per far uscire i giocatori. Pacchettino, pacchettino. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Ria 4 stelle. Vediamo se con un altro pacchettino troviamo qualcosa. Vediamo. Ah, cosa è quello stemma lì? Avanti, andiamo avanti. Dai, dai, che mi sento che ci stiamo avvicinando alla leggenda. Di nuovo, ma mi perseguita? Identificati. Ah, Eredivisie. Spacchetto proprio per lui. È proprio lui che volevo trovare, guarda. Ancora una ventina di spacchettate a nostra disposizione, ragazzi. Vediamo. Ah, è difficile comunque, però noi ci proviamo. Serie A. 3 stelle. Vediamo, 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 vediamo. Vediamo chi ci esce. Serie A. 3 stelle, schifo. Vediamo. Allora, 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 allora. E ha 4 stelle, leggenda, non puoi essere. Altro pacchettino, vediamo se è la volta buona. Vediamo. E ha 3 stelle, schifo. Vediamo. Esce qualcosa. Dunque. English League. Firmino. Firmino, lo dico già. L'ho intravisto, è lui. Infatti è lui. Vediamo. Vabbè. American League. La serie B americana, ragazzi. Ancora, non sono soddisfatto. Dai, non si trova niente. Sono delle truffe pazzesche. Sti pacchetti ti spennano vivo. Serie A, 3 stelle. Altro pacchettino. Dunque, vediamo. Liga spagnola, 5 stelle. Ragazzi, non ci credo! Ragazzi, è successo! Fabione è benvenuto! Benvenuto, Fabio! Benvenuto, Fabio! Non ci credo, ragazzi! Non ci credo, non ho speso nulla! Non ho speso nulla, in pratica! Ragazzi! Fabio! Cannavaro è tra noi! E questo, ragazzi... Questo va a togliere il posto a Kimpembe. Appena mi sono fatto agianjute, si dice in dialetto tarantino, appena ho fatto la lagna, che ho detto sono truffe questi pack, boom, subito Cannavaro. Quindi il segreto è: prendetevi male, ragazzi. Più vi lamentate, più il gioco vi premia. A questo punto è questo il segreto. Non mi viene nient'altro in mente. Comunque, non ci credo, ragazzi. Benvenuto Cannavaro. Mamma mia, che soddisfazione trovarlo così, che soddisfazione. Ci restano ancora 13 spacchettate, ragazzi. Allora, dunque, vediamo. Cannavaro, il primo da 10.000 e credo che poi con qualcuno da 4.000 riusciamo a farlo arrivare a livello 6. Ma forse pure questo è sprecato, gli metto uno da 1.000 e siamo a posto, ragazzi. E l'abbiamo livellato. Progresso giocatore, ovviamente dobbiamo mettere il 99 contro piede veloce, per forza è necessario per lo stile di gioco, obbligatoriamente, e quindi verrà un po' più basso di overall. Io gli andrei a mettere assolutamente forza, arti inferiori, difesa, la difesa, eccolo qui, e poi forza in aria sta messo bene. Strezza, no dai,
mettiamo pure questi. No, difesa ne possiamo mettere. Allora ne rimane uno. E lo mettiamo forza arti inferiore. Sì. Passaggio, diciamo come sta messo. Passaggio. 6 punti. E ci viene un 93. Ci viene un 93. Vediamo se lo mettiamo in campo, così capiamo con il bonus quanto rende. Cannavaro rende 96, ragazzi. 96. Mamma mia. Sinceramente Puyol lo preferisco come DC, perché all'inizio lo tenevo come TD, perché diciamo mi va un po' più avanti a fare l'arrembaggio. Però in divisione 1 meglio stare un po' più coperti. Ragazzi, io ho quest'Allison in porta, lo volevo livellare e andare a provare, visto che non si retrocede più per adesso in divisione 1, possiamo provare anche qualcosa di diverso. Quindi il nostro Rui Patricio lo facciamo un attimo riposare e vediamo Allison livellato che cosa significa averlo, diciamo. Forse magari riusciamo qualcosa di meno, di 10.000. Così. Allenamento, livelliamolo, cambia anche la carta, gli diventa dinamica. Progresso giocatore, gli andiamo a mettere contropiede veloce 99 e il resto ovviamente portiere. Da qua sta bene così. Vediamo un po'. 94, mamma mia ragazzi, bestiale. E poi c'è una carta che ancora non abbiamo livellato, Teo Hernandez, andiamola a livellare. Ecco, carta dinamica anche per Teone. Allora, innanzitutto difesa. Poi, forza arti inferiori, mamma mia, diventa velocissimo. Forza in aria, andiamo a rafforzare. E passaggio, mamma mia, ce l'ha male. Allora togliamo forza in aria e mettiamo tutto passaggio, perché questo passaggio dove vuoi andare? Usa i punti. 89 più l'app dovrebbe diventare proprio una bestia, proprio dovrebbe diventare. Quindi andiamo a prendere Allison e lo andiamo a mettere al posto di Rui Patricio. A 97 diventa, e Rui Patricio ovviamente lo portiamo in panchina. E questa diventa la nostra squadra, ragazzi, tutti livellati al massimo, tutti quanti livellati. Allora, avversario trovato, vediamo chi ci trova per questa prima partita. Divisione 1, classifica 1627. Allora, noi sono tutti in forma, perfetto. Vediamo l'avversario, ha uno squadrone anche l'avversario, bella squadra. Va bene. Allora, vediamo di fare bene. L'esordio. Bella di tacco. Vai Romario, dalla in mezzo. No, Neymar, non è finita. Vai Gabriel. Mannaggia, che fortuna che ha avuto questo, che fortuna. E ha trovato lo spazio. E gol. Marquinhos è riuscito a fermarlo. Livello è alto, ragazzi. Dai che buona. Non puoi sbagliare. Vai Romarione. Vai Casemiro, è lui, è Casemiro. Ne usciamo così, ragazzi, ribaltata. Cannavaro riesce anche ad andare da Batistuta. Bello Neymar per Batistuta. Vai Gabriel, no, l'idea era buona. Bello di tacco per Batistuta. Riesce a girarsi? Non ci credo. Ho preso in pieno Romario. In pieno. È stato colpito. Perde pure il pallone. Mamma mia, Allison.
Finisce il primo tempo, 2-1 per noi in rimonta, tutto in un minuto, dal 23esimo al 24esimo. Bella per Batistuta, Batistuta! Il 3-1! Insieme a Romario, continuano a segnare. Insieme a Romario, continuano a segnare. Bello in avanti per Romario. Oh, che è rimasta lì. Vai Romario, rigore. Avevo servito proprio. Se questo non è rigore, sai a chi lo facciamo battere? No, quitta. Non penso. Sì, ragazzi, ha quittato. Peccato. Peccato. Hai quittato. Volevo far battere il rigore a Cannavaro. Volevo far segnare Cannavaro. Ma tu, ragazzi, 483 punti mi ha dato. Ditemi che c'è di nuovo il bug dei punti. Fatemi vedere in classifica, scusate. La mia posizione non me la dà proprio. Cioè, tipo, se noi andiamo giù. Ma vabbè, mi ha dato 400 punti. Andiamo a vedere avanti come funziona. 400 punti. Avversario trovato. Vediamo chi ci pesca. Per questa seconda e ultima partita. Non ho visto, non ho fatto in tempo, credetemi. È stata una frazione di secondo, di solito dura un po' di più. Voi mandate indietro il video e controllate perché io non so contro chi sto giocando, non ho visto. Ragazzi, nella nostra squadra sono tutti in forma, vediamo la squadra del nostro avversario. Ma non ha una grandissima squadra, tranne quell'Oliver Kahn che mi farà bestemmiare. Mannaggia Oliver Kahn, quanto lo vorrei. Proviamoci, dai. Vai Digno, vai Romario. No, io lo sapevo, che ho detto, mi farà bestemmiare Oliver Kahn. Infatti Oliver Kahn, dopo tutta stazione, ero in porta. Occhio, occhio Beckham. Mamma mia Allison, riesce a fronteggiare David Beckham. Ho detto, c'ha lo specchio della porta Beckham. Vai. Vai Gabriel, ce l'hai sul sinistro Gabriel! L'1-0! Così, con eleganza! La finta e poi punisci! La finta e poi punisci! Con eleganza! Bella! Dai, no! Meno male! Script e contro script, ragazzi! Script e contro script! Incredibile! Incredibile! Guarda che c'hai lo spazio per andare da Gabriel. Gabriel, mannaggia. Mannaggia Oliver Kahn. Vabbè, lui ha preso il palo, però se lo merita perché c'ha Oliver Kahn, raga. Quanto lo vorrei, sono invidioso. Sono invidioso di Oliver Kahn. Vai Gabriel. Oliver Kahn. Ragazzi, ha una marcia in più. Lui è come se ha due uomini in porta. Perché Oliver Kahn le prende tutte. Molto difficile, ma io ci riuscirò ancora. Mo. Ho sbagliato, ho premuto la X. Meno male, ragazzi. Madonna, non si può annullare dal portiere. Per sbaglio ho premuto la X. È andata bene. Benissimo, è andata. Finisce il primo tempo 1-1, ma dovevo perdere perché per sbaglio ho premuto la X col portiere. E lui non so come ha fatto, ha sbagliato. Non se l'aspettava manco lui. No, gol. Lasciamo scoprire. È fortissimo, lo dico, eh. È forte. Vai Gabriel, incrociala così. Ce lo meritiamo, perché non meritavamo di perdere. Vai Gabriel. Niente, finita. 2-2 ragazzi, partita molto equilibrata che abbiamo riagguantato subito dopo il gol che ha fatto lui con Amsic. Sinceramente è un avversario fortissimo, quindi mille complimenti. Allora, mi ha tolto 60 punti con un pareggio, quindi però se ogni volta che vinco me ne dà 400 ci può pure stare. Ma sì, io c'ho voglia di giocare, giochiamone un'altra. Ma chi se ne frega, dai. Avversario trovato, vediamo se mi dà il tempo soprattutto di leggere Divisione 3. Divisione 3. È la prima volta che non ci capita un Divisione 1.
Ok ragazzi, a noi tutti giusti di condizione, vediamo la squadra del nostro avversario, zero leggende, non ha una grandissima squadra, ma comunque potrebbe essere forte. Andiamo in campo, ecco qui, terza e ultima partita dell'episodio, cerchiamo di vincere perché è in divisione 3 e dobbiamo assolutamente portarci a casa la vittoria, altrimenti ci leva tipo 300.000 punti. Buona, il digno. No, è uscito, non me l'aspettavo. Dai, tagliela. Neymar, dovevo controllarla, mi sono fatto prendere, ho tirato al volo. No, sotto le gambe. Ma che gol che mi ha fatto, ragazzi. Sotto le gambe è passato. Fine primo tempo, 1-0 per lui, è meritato, sta giocando meglio. Cioè non me l'ha selezionato, né in manuale né in nessun modo, non me l'ha selezionato! Non me l'ha selezionato, né in manuale né con l'L1, ho provato in tutti e due i modi, non me l'ha selezionato. Cioè, io non ho mai trovato un player di divisione 3 così forte. Mai trovato un player di divisione 3 così forte. Nemmeno quando stavo in divisione 3 o in divisione 2. È fortissimo, ragazzi. È fortissimo. Gioca meglio di un player. Cioè, i player che abbiamo incontrato prima di divisione 1 sono molto peggio rispetto a questo. Cioè, nel senso, questo è forte. Finisce così, arriva la prima sconfitta in divisione 1 contro un player di divisione 3 fortissimo, clamoroso, fenomenale. Tanti complimenti. Sei veramente fortissimo. E adesso vediamo, mi leverà 1000 punti, 2000 punti, forse me li leva tutti, non lo so. Vediamo quanti punti mi leva. Sempre 60 punti, come un pareggio. Ma chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto sto calcolatore dei punti? Bene ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Io sono molto stanco, ho spacchettato tanto, ho giocato tanto, ho fatto anche altri video, quindi per adesso va bene così. Fatemi sapere nei commenti voi chi avete trovato, se avete aperto i pack delle leggende. Come avete visto, io ho trovato Cannavaro, anche se per adesso in game non ho avuto ancora modo di apprezzarlo appieno. Vedremo, forse servono più partite per vedere com'è. Non ho detto che è scarso, ragazzi, ho detto semplicemente che ho giocato solo 3 partite. Essendo un difensore non è così d'impatto come un Ronaldinho che sta in attacco. Diciamo ci vuole un po' più di tempo per testarlo. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e un saluto al vostro Simoplay. Bella regaz!